Siccome ancora purtroppo ho dei problemi alla caviglia, che un giorno fa male, un giorno non fa male, insomma, vale un po' a giorni, non si capisce se migliorerà o meno. Penso che me lo terrò anche fino alla prossima settimana e poi oltre questo bellissimo tutore, sarà molto sexy, no? Vedete anche sulla caviglia, tutto azzurrino, no? Con le stringhe. Niente, sto somatizzando perché appunto, cioè, mi sembra una cosa abbastanza lunga. Però vediamo un po' come andrà. Voi scrivetemi dei commenti sulle cose che volete sapere sulla Germania e io cercherò di rispondervi. Questo è il primo progetto, cioè progetto a muzzo, dipende da voi. Quindi io ve lo scrivo anche negli appunti. Progetto a muzzo. Poi lo so, vi ho promesso il video sul serial killer Dahmer, che sto ancora elaborando, pensando un po' come fare, perché comunque è una personalità molto complessa, voglio svilupparlo bene. Sto guardando anche molti video di psicologia, dove spiegano determinate cose anche sulle sue espressioni facciali. E poi quello che volevo dirvi è che tipo, dalla prossima settimana purtroppo inizia la scuola, giovedì e venerdì sarò sempre a scuola, quindi molto probabilmente gli altri giorni non so se riuscirò a pubblicare, quando pubblicherò, soprattutto giovedì e venerdì, chissà se riuscirò a pubblicare, punto interrogativo. Cosa farò di materie? Ve lo dico subito, dopo l'immancabile economia, programmazione e telecomunicazioni ci sarà anche purtroppo inglese. Io una volta parlavo l'inglese abbastanza bene, anche complice al fatto che Mark fosse proprio una capra con le lingue, quindi cioè, o mi arrangiavo io a parlare inglese o lui, cioè, tanti saluti e grazie, sto cretino. Quindi dovrò rispolverare l'inglese, tra l'altro qua sono tutti molto bene secondo me l'inglese, per cui sono problemi. Primo anno abbiamo fatto inglese con una professoressa che era completamente pazza. Cioè, comunque io non ho mai studiato, ho preso 7, va benissimo. Aver fatto quel corso e non averlo fatto è stata la stessa cosa praticamente. Però sarà stato il mio milionesimo corso di inglese che ho fatto. Sembra che ci sia un altro professore più bravo. Poi credo che ci aggiungeranno o tedesco tra qualche tempo, appena trovano il docente. Aspetta e spera. E poi qualcosa tipo le regole di programmazioni intrecciate all'economia, intrecciate alla legge tedesca. Ma quello purtroppo non sembra essere ancora ad orario, per cui aspetteremo di vedere. E io cosa faccio ultimamente? Oltre a programmare in Clojure, mi sto divertendo tantissimo, tipo per dire, a prepararmi i temi da me da sola, perché se aspetto la scuola, aspetto e spero. Voi sapete che, vabbè, io non voglio lamentarmi più di tanto sulla Germania, perché poi arrivano fuochi, fulmini, e se non ti piace la Germania, tornatene in Italia, bla bla bla. Ho detto soltanto che la scuola non è tanto buona, il che non vuol dire che tutti i professori non sappiano insegnare. Non è così. Ci sono professori e professori, ovviamente, dipende dalla persona. Però quando si parla di Germania, cioè, la gente parte per la tangente, cioè, o bianco o nero, cioè vie di mezzo non ce ne sono, non si capisce perché. Tra l'altro, molte le situazioni dipendono. Dipende anche tantissimo dalla fortuna, quindi secondo è progetto dei serial killer. Vediamo quanto riusciremo a farlo. Il progetto dove parlerò di cosa studio. Progetto studio. Purtroppo qua non ci sono,
Non ci sono ancora ascoltatori, ma spero arriveranno. Queste sono le cose che mi piacerebbe fare. La domanda è: ci riuscirò o non ci riuscirò? Chi lo sa, lo vedremo nella prossima puntata. Ovviamente quando si fa un video sui serial killer verrà molto più lungo, sarà penso un'altra oretta, voglio analizzarlo per bene, voglio dirvi tutto cosa ho imparato. Il fatto che io parlo proprio anche a braccio, quindi la gente mi dice, ecco, non sei precisa. Poi non sono neanche una psicologa, quindi diciamo che io posso sbagliare, ecco. Detto questo, non so, se voi avete domande fatevi vivi. Capisco che sia agosto, quindi la situazione è terribile per quanto riguarda YouTube. Avrei potuto chiudere Baracca e Burattini. Ci vediamo tipo agosto, saltarlo, dimenticarlo, perché tanto qualunque cosa fai la gente non ti ascolta. E per i cavoli suoi, e sperare così in un miglior settembre, che non so se arriverà mai. Non so se è questa crisi di YouTube permanente o passeggera. Ieri ho fatto un video, mi sono sbattuta a leggere tutto, 14 ascolti, un successone. Interessante il fatto che sono tornata e già subito, cioè sono tornata in Germania già subito sotto a lavorare. Domani sarà una giornata campale, ho un milione di cose da fare. Vediamo come, se ce la farò a fare un video domani sera, non lo so. C'è mio uomo che sta facendo lezione, quindi forse la sua voce si sente più della mia, che è una figata proprio. Magnifico. Meraviglioso. Il coronamento della mia vita. Tra l'altro ho scoperto che, non lo so, è successa una cosa un po' buona e un po' cattiva, no? Nel senso che comunque è successo una cosa che mi ha fatto pensare che il karma esiste, perché cioè un tipo che faceva sempre il gradasso, no? E quando era anche proprio giovane mi metteva le mani addosso. Questo pezzo di merda. Aveva tutta la vita piena di viaggi, soldi, donne, eccetera. Adesso è rimasto solo come un cane. E io codo, perché sono uno stronzo. Poi perché mi alzava le mani, quindi più di tanto. Cioè, sto pezzo di merda, vai a alzare le mani su una ragazzina di 15 anni, sei scemo. Però è osannato, una gran brava persona. Tu, una gran brava persona. Quando dorme, forse, quando è in coma, neanche quando dorme. Per cui, guarda, pena non me ne fa proprio per niente, proprio. Ma proprio niente, niente, niente. Vabbè, ragazzi, io vi ringrazio di questo nuovo video. Spero che qualcuno lo ascolti, non credo. Vi mando un bacio. Ci sentiamo la prossima volta.